ce l'avessi a contare. E quindi se volete campare ancora una picca, vai a stare muto e prima. Ecco, sì. I miei rispetti. I miei rispetti. Oh, Ica. Schineddu, en salanu tu lu povireddu, non sapi più chi du ca fari, e du si scanta, ci batti lu cori, ma lu coraggio poi cu ciu può dare, pudissi andare e fuori in città, ma ci su cose che non può fare picchi. Potessi andare all'inferno si sbaglia a parare. Perpetua! Che sono sti bugi? Ma io embriaco! Ma quale embriaco? Venite qua! Venite qua, facite viaggio! Quale animale? Sì, io mi sento male. Voi ci sentite malissimo. Io bene mi sento. Peppe, facete un favore, non mi facete sentire. Ma non mi dite che ma non ce la faccio. Chi è chiave? Ricominciamo da capo. Ma stai dicendo che mi sento male. Non mi sentite buono? Ma santo cristiano, quanto vuoi te dire che non c'hai da dire da due scafio dopo dia? La scippa mi fa male e poi mi butto lo stomaco. Venite che mi faccio una bottiglia di acqua bugiosa. Fanisso! Non hai bisogno di acqua bugiosa. Va bene, ma stai muta. Ma non è meglio una bottiglia di acqua bugiosa e una fughetta dall'acqua, una scucitella in una fughetta? Antura vino tu due carusazzi, ecco. Ah, va raro. Ho sapito che erano, No. Du bravi erano, du bravi. Ma pare davvero, du brava carusazzi. Tu bravo, tu delinquente, tu che un figlio da tappanara! Sì, non parivo! Non parivo! E ho sapito come mi mannavo, No. Dorosigo mi mannavo! Dorosigo! Tu dentro spagnolo che faccio faccio un altro tuo paese! E che pulito tu possia sentire! E che non posso contare niente, non posso contare! E per chi se temo? Perché mi stai dicendo che non posso parare? Mia mamma! E mi conta su fatto! Ho sapito perché non posso parare? E potevo io! Non posso parare perché se si viene a sapere in giro io fanno battere una coppa se si viene a sapere in giro che è parato ma quale corpa apposta ma ammazzano ecco sì e perché non si arrisca che su Don Rosico che poi ne facciamo quattro rasate veramente Peppe Duenda non mi volesse scusare un dovettamento ma se ce lo lavassimo l'acqua non sarebbe meglio ma si può sapere che tu che vuole da possia questo ancora ma stai dicendo che non posso parare andiamo avanti e contatemi un fatto perché sennò io stanotte non posso dormire sì ho buon conto io stanotte dormo per sempre ma davvero ossia pensa che io mi posso mettere a parare in giro ma quando mai ma davvero ossia pensa che io mi potessi mettere a bandiare in giro tutti i nostri confidenti ma quale voi ma quale bandiare ci ha bandiato subito un bagno. Sì, va bene, va. Io prima o poi mi spugare. Con qualcuno e ce l'ho a contare. Ma se non camoro, quindi motto per motto. Don Rosico mi disse che non posso sposare. Renzino con Lucietta. E per chi sentiamo? E perché che ne saccio io? Allora non ho capito perché mi sento male. Oh, ma è curioso fatto sto cristiano, Che c'è te resta in un sentito che non si sono mardato pure
no, sentiamo che ci interessa. E vuole dire che ci interessa, vuole dire che ci interessa. Ora mi raccomando, voi, o vostro solo, non contateci là tutti. E certo, e hai a svergognare con tutto sto malasortato. Mica, allora voi non avete capito niente, eh? Uomo! Non avete a parare, altrimenti ci siamo capiti, va, perpetua, va. Va bene, ma stai muta. Ma ossia, ora che pensa di fare? Ma non è mica lo saccio, che penso di fare, che bello. Non è mica se ci sta una bella querela. Ma quale querela, quale querela? Ma che pulito, davvero molto pulito. Ma voglio di far cuccare, va, lo fate per sapere, va, che è meglio. Sentiti, mi dite che puoi preparare due piatti di lattuga e due lancieri di rostuti. Ossia, ora mangia e poi si faccia a cucca. Ma stai dicendo che non voglio cuzzare la tavola. Io stasera non mangio, ecco. Scusa mia, non si facesse impressionare tu sto dorocico. Ah, ma non volete dire, ma facciamo dire le un'azione in santa pace. Mancia, se bevi due boccherette di vino e domani ma non volete dire, buonanotte. Ma non è meglio se mi faccio una bacchetta di acqua bugliuta con una scuccetta di lavoro, fuggite la munizione. Buonanotte, andate bene, buonanotte. E figlio, e Ave Maria, tutto questo mi capo d'anna mia. Come fare? Oh, Domino, se io se vengo domani e dopo domani ci sono. Dorocico, ma che fare io con questo Dorocico? Ma come buttavo questa bella gattina a tuo piede? I bravi. Domino, se si fa il nostro Domino, di questo nevore, un po' di nome. Quando si deve venire, ma perché non si deve questo Dorocico che c'è davanti a me? Ma tu la bondi? Ma che fa se giù mi do? Ma guarda, domani, ragazzino, qui è che può domani. Va bene, sto recitando lì, orazione vespettina sto recitando, ecco. Don Abbondio? Gioia, dimmi, che c'è? Mi sa che stanotte non posso dormire. E perché? Che ti è successo? E che mi va a succedere? Niente. E avuto. Sono troppo emozionato per dormire. Emozionato? E certo, l'ha avuto su uno suo marito, no? È naturale questo. Non è che uno fa due sul matrimonio l'anno. Scansatene e poi è brito. Un matrimonio, basta e avanza. E c'è tuo, caro Renzino. Manco questo si può fare. Non ho capito. Dico che alle volte viene difficile maratarsi. Chi tempo che corrono, Renzino. Ma... veramente, io sono a giulaio. Lucetta fa gambarera, un pane di sicuro non ti manca. Qual è il problema? Certo, Santa Carusanza, come che facete facile voi altri giovanotti. Ma Don Abbondio, mi dicesse una cosa, ma i ciura sposa ce l'ha buttata a casa o ci vanno a chiesa? Quali ciura? No, dico, la sposa di regola non deve avere dei fiori. Ora, visto che voi sia pratico di matrimoni... Io... E cosa mi ha maritato mai? Sì. Mi pare che stasera mi sbatto da una volta. No, dico, i ciuri. I ciuri, da una volta. Quel mazzo lì di fiori. I ciuri, da una volta. I ciuri. Vabbè, ci vanno a chiesa. Che cosa? I ciuri. Ci faccio un mazzo da sta maniera. A cui? A Lucetta, a cui? Comunque, continuasse a dire le orazioni vespertine, mentre vai, dovremo domani. A proposito, Renzino, che avevamo qualche appuntamento nei auge. Mi pare che avete sbaglio per davvero, Don Abbondio. Domani alle 10 in punto sono davanti alla chiesa. A fare chi? A fare chi? Ma mi piglio solo, a fare chi? E stai attento perché picchiare troppo sole. Ti fa scattare un cirivedro. Un cirivedro mi sta facendo scattare, ossia, ma se possa dire chiave. Oh, e che è vero, povero mio, niente, hai un Renzino. Ma parite una piccata, salunato, va.
Comunque, si sta a cuccare che domani lo voglio bella zillo per il mio matrimonio. A proposito, Rezzino, vedi che io domani non ti posso maritare, ecco. E che c'entra lo sia? Con Lucetta mi maritare io. E mi pare un sbaglio là di tu, caro Rezzino. Ma sta parlando serio? Tragicamente serio. Domani non è possibile, caro Rezzino. E se temo, perché? E perché c'è un funerale, un funerale. Ecco, tu vuoi maratare, molto a mezz'avere, ecco, ma morivo. E morivo ancora nudo. E allora, tu morivo nudo, che fa? E allora, che ti spiego, come ti spiego? Ma la spiegare in qualche modo, Senti una cosa, Renzino, tu ne capisci del diritto canonico? No. Hai visto? E allora non ti posso spiegare niente. Ubi maior minor cessat. E non ti dico altro. No, ossia mi devi dire altro. No, caro Renzino, perché lo sai, ci vogliono delle procedure, ci vogliono le carte. Le carte? Sì. Ma sembra difficile scegliere una ventina chila, ancora carte ci vogliono. Dico, Renzino, non è che ci vogliono solamente carte. Che ci vuole? Senti una cosa, Renzino, facciamo così. Dammi una quindicina di onna di tempo e poi vediamo tutto quello che si può fare. Quindicina di onna? O sai che facciamo? Ah, facciamo un dubbio, va? Veramente non fosse male, però dato che tu hai valia... Don Abbondio! Don Abbondio! Io, mio marito, domani. Ti stai dicendo, Renzino, che domani non puoi essere. Oh. Ma non di chiaro, secondo voi sia sogno uscire il mulito io? Ma qua aveva detto che tu sei scemunito, casomai un po' ignorante. Ma rispondisse, sogno scemunito. Ma che c'entra, Renzino? Ma allora mi rispondi lo stesso, non sogno scemunito, ecco. Ma scusa, ma qui è che ti aveva detto che tu sei scemunito? Ma ossia, mi dissi scemunito. Io? Sì, ma dammi di chiaro, che c'è tutta? Renzino, ma se io ti ho spiegato che non... Ma che cosa mi ha spiegato? Se non mi ha spiegato proprio niente, non ci sta capendo niente. Non ti aiuta a cuccare? Sì, ma non sta venendo. Buonanotte, Renzino. Ma buonanotte. Buonanotte, ne scisse fuori. Gioia. Lascia lui la donna Bondi, io non ci occupa niente. Ma state muta, ma volete stare muta voi, eh? Parlate, donna Perpetua. Sta cuppa non è la sua, allora è cue. Niente, saccio solo che da sto mondo ci sono certe cose fotose, certe delinquenti. Meglio me lascio stare, va. Buonanotte. E allora? E allora... Renzino, sai che facciamo? Ne parliamo domani che mi... No, ne parliamo ora subito. Cos'è disonesto e cos'è cose fedose? Ma Renzino, ma che mi vuoi? Davvero motto mi vuoi? Insomma, quei chissu che non vuole che mio marito. Renzino, tu non l'hai voluto capire. Se parlo, ma ammazzo, lo capisci, eh? Ma chi possiamo... Pensa che se non parla resta vivo. Non abbondo, non mi facessi cazzare, per favore, che non me lo posso permettere. Cos'è? E qui. Don Ciccino Putiaro, sapevo. Don Vedioso. Don Rosario Ferricamotto, macellato, lo sapevo. Don Rosico, ecco. Non volevo dire. Un spagnolo. E mi ha minacciato di morte se io vo marito. Ora, mi raccomando, Renzino, io non ti ho detto niente. Qui lo dico e qui lo nego. E mi raccomando, Renzino, mi raccomando, non farò pazzo. Ma per quale schifo di ragione? Don Rodrigo non vuole che mio marito. Chi se saggio come davvero? A meno che... Non credo che Lucetta faccia colombrina guido. Lo sapevo io. Io pensavo che non potevo dormire per un matrimonio, invece finivo che non posso dormire perché il matrimonio non si fa più. E se vai a tuo palazzo con spagnolo e ci domando spiegazione? No, io dovuto una fracassata e bastonata e poi mi metto a te scale. Meglio evitare danni alla mia persona fisica. E poi se moro, che ci concludo. Spagnolo. Come storta la vita agli voti, più amara d'ora. Non l'hai vista mai, agli signori è permesso tutto,
alli pizzenti, non si poti nenti, l'uselo e niurupilli sventorati, manco a luci di listidi, ma picchi, ma picchi.